È uscita da un palazzo di via Cuneo a Torino con un reggiseno imbottito. I suoi movimenti però l'hanno tradita. Quindi è stata perquisita e arrestata dagli agenti dei falchi della squadra mobile che all'interno del capo, esattamente nell'imbottitura, hanno trovato ovuli di cocaina per 130 grammi complessivi. Poco dopo un ragazzo uscito dallo stesso appartamento aveva inghiottito altri 6 ovuli per un peso complessivo di 80 grammi. Ed era una vera e propria impresa gestione familiare specializzata nella vendita all'ingrosso di cocaina, quella scoperta dai falchi della mobile di Torino. 4 le persone arrestate, fra le quali marito e moglie nigeriani e 2 ovulatori con nazionali di 20 e 25 anni. La vicenda è avvenuta a fine novembre. A casa della coppia sono stati trovati 54 ovuli per un peso di circa 650 grammi, 7.340 euro in contanti e 4 smartphone. In manette anche un ragazzo di 25 anni, l'ovulatore, e una ragazza di 20 anni, ovvero la donna con reggiseno imbottito. Thank you.